Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prepina.it. Neopatentato e ubriaco, guida contromano sulla statale del Sempione, provoca un incidente e si dà alla fuga. Rintracciato e denunciato dai carabinieri di Domodossola. Vediamo il servizio di Marco De Ambrosis. Neopatentato, ubriaco, si mette alla guida contromano e provoca un incidente per poi darsi alla fuga. Un giovane di Anzola d'Ossola è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga da incidente con feriti ed omissione di soccorso, tutti i reati previsti dal codice della strada. È successo all'alba di domenica, quando alla centrale operativa della compagnia Carabinieri di Domodossola è scattato l'allarme per un veicolo che, percorrendo la statale 33 del Sempione contromano, all'altezza dello svincolo di Villa d'Ossola, è andato a sbattere contro un'altra auto con a bordo due turisti olandesi, ribaltandosi. Gli uomini dell'arma si sono messi alla ricerca dell'autore del sinistro, che nel frattempo si era dato la fuga e che è stato trovato poco dopo nei pressi di un bar, incosciente. Trasportato all'ospedale, è risultato positivo all'alcol test, con un tasso di oltre 3 volte il consentito, mentre si è ancora in attesa dell'esito dell'esame tossicologico. Solo un grande spavento invece per i turisti olandesi, usciti incolumi dal sinistro e già dimessi dall'ospedale. Ancora violenza nei pressi della stazione di Gallarate. Una rissa a colpi di catena tra un magrebino e un italiano è stata sedata dalla polizia. Ce ne parla Mattia Sette. Si stavano pestando tirandosi una catena di ferro su un treno fermo in stazione. Due litiganti, un magrebino di 34 anni, poi arrestato, e un italiano di 48, denunciato a piede libero. Dovranno rispondere rispettivamente di minaccia, resistenza e violenza pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di servizio pubblico, e l'altro di lesioni e interruzione di pubblico servizio. È successo sabato sera. In piazza Giovanni XXIII sono intervenute due volanti del commissariato di Via Ragazzi del 99, chiamate dai passeggeri per una lite violenta sul treno. Gli agenti di polizia, nel tentativo di dividere i due contendenti, sono stati lievemente feriti dalla reazione soprattutto del magrebino, che nel tentativo di divincolarsi li ha scalciati più volte. L'intervento di polizia si è complicato ulteriormente a causa della presenza di numerose persone vicine al cittadino marocchino, che hanno cercato in tutti i modi di ostacolarne l'accompagnamento in commissariato, tentando inoltre di aggredire l'italiano. La lite ha causato un importante ritardo al convoglio. Momenti di paura questa mattina nel centro di Varese con un incidente in via Sacco di fronte all'ingresso di Palazzo Estense che ha coinvolto un bus urbano, il servizio di Pasquale Martinoli. Momenti di apprensione questa mattina alle ore 8 in via Sacco per un bus urbano della linea Z che ha urtato un pedone. È avvenuto a ridosso delle strisce all'altezza della svolta in via Robbioni davanti all'ingresso principale di Palazzo Estense. La brusca frenata del bus, che avrebbe solo urtato il pedone provocandogli lievi ferite, ha causato la caduta a bordo di alcuni studenti che viaggiavano sul pullman. Sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e due pattuglie della polizia locale. Soccorse 5 persone, tutte con ferite per fortuna leggere, 4 studentesse, una di 12, 2 di 14 e una di 15 anni e una donna di 51 anni, tutte portate all'ospedale di Circolo. Viva per miracolo, dopo l'ennesima esplosione di violenza di un marito da sempre fuori controllo. Shock a Gallarate dopo la nuova bruttissima storia di soprusi in famiglia. Anni di botte e vessazioni, culminati nel versare addosso alla moglie olio bollente. La donna è stata salvata dagli agenti del commissariato, trovata in strada dopo che, scampata al tentativo di soffocamento con un cuscino, era fuggita dalla casa e aveva lanciato l'allarme, trovando finalmente la forza di denunciare il marito. Il pakistano di 34 anni è finito dritto in cella. Lei è stata curata e collocata in una struttura protetta. L'incubo andava avanti da anni, dal 2017. Sul volto della vittima evidenti e recenti segni di percosse, oltre alle bruciature provocate nel tempo dall'olio bollente che l'uomo le avrebbe versato sugli avambracci. La gallaratese, oltre alla descrizione dettagliata dell'ultimo evento, ha trovato la forza di denunciare le violenze passate, le ripetute e continue vessazioni fisiche e psichiche subite per i soliti motivi di gelosia e prevaricazione. Il marito ora si trova nel carcere di Busto Arsizio. Stefano Binda è tornato in un'aula di tribunale a quasi 3 anni dall'assoluzione definitiva dall'accusa di essere l'assassino di Lidia Macchi, la ventenne varesina uccisa nel 1987. Il 53enne di Brebbia, tramite i suoi legali, ha presentato la richiesta di risarcimento da 320.000 euro per ingiusta detenzione, 1.286 giorni di carcere, nell'aula della Quinta Corte d'Appello di Milano.
Non so se c'è qualcun altro incensurato in Italia che ha dovuto seguire il processo in carcere a 30 anni dai fatti, ha dichiarato Binda a margine dell'udienza. Sia la Procura Generale sia l'Avvocatura dello Stato hanno espresso parere contrario al maxi risarcimento. Il collegio giudicante, presieduto da Antonio Nova, si è riservato. A Varese, sopralluogo del consigliere comunale Stefano Clerici, alla Rasa, una zona dimenticata anche dalla fibra ottica. Vediamo il servizio di Renata Manzoni con le immagini dell'agenzia Blitz. Beh, innanzitutto il problema è un problema di approccio. Diciamo che la Castellanza della Rasa è una delle più belle del nostro territorio, ma è forse figlia di un dio minore, perché viene lasciata al suo destino e questo è davvero un peccato sia per i residenti sia per la città stessa che non sfrutta appieno le sue potenzialità. La Rasa è isolata perché non esiste la fibra ottica, non esistono i collegamenti telefonici Se non con la se chiesa. non con un operatore appunto che di rimbalzo riceve il segnale. Poca roba. Bisogna intervenire, chiediamo al comune di fare la voce grossa e di chiedere, di pretendere da tutti gli interlocutori istituzionali e non un intervento risolutivo. Non solo, ci sono problemi poi relativi ai lavori pubblici, al fatto che il cimitero e il suo parcheggio, il parcheggio del cimitero è interdetto agli automobilisti, è stato chiuso senza spiegazioni, senza alcun cartello esplicativo, senza motivazioni reali, quindi attualmente non è agibile. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento alle 19, augurandovi un buon pomeriggio.